Europa dove sei? È la domanda, è l'inconscio che ciascuno di noi pone se stesso di fronte alla storia e di fronte ai problemi che l'Europa deve affrontare, che si tratti di problemi di immigrati, quindi di frontiere di Schengen, che si tratti di trattati, che si tratti di banche, perché in questi giorni siamo tutti presi dal bail-in, che si tratti di interventi di Draghi, insomma, non volendo, ma poi si tratti di vongola anche se volete, o si tratti di carceri, perché arrivano le multe dall'Unione Europea, sono tutti temi che riguardano ciascuno di noi nella nostra vita quotidiana. E mai, forse come in questo momento, quando ci chiediamo di fronte agli aspetti negativi della non funzionalità dell'Europa, probabilmente mai come in questo momento sentiamo bisogno, esigenze di maggiore Europa a dispetto dei populismi. È un tema che vorrei, anzi voglio affrontare, perché dobbiamo abituarci ad affrontare, guardare in faccia la realtà, temi con l'onorevole Damiano Zoffoli, che è europarlamentare, lo ricorderete, presente nella politica amministrativa sia cesenaticense, regione Emilia-Romagna, che ha approdato al Parlamento europeo. Lo dirà lui, la sua esperienza. Europa dove vai? Damiano Zoffoli, onorevole del Partito dei Socialisti Democratici. Grazie di questa opportunità. L'Europa, se non ci fosse, bisognerebbe inventarla, ma è per tanti un oggetto misterioso. Quindi credo che uno dei compiti dei parlamentari europei sia quello di dare un volto e anche di spiegare. Anzi, io credo che si è parlato tanto di buona scuola. Nelle nostre scuole, nelle scuole italiane, i nostri figli, i nostri ragazzi dovrebbero studiare nella educazione civica il funzionamento delle istituzioni europee. Parlo di istituzione europea perché l'Europa è un qualche cosa di complesso ed è un qualche cosa di non è un soggetto unico. Le istituzioni europee sono plurali e quindi c'è bisogno proprio di educare, di informare, di far conoscere. Europa, oggetto misterioso, parliamone. Bene, allora però vorrei proporre di andare per ordine. Certo. Nella mia esperienza, per voi ricordo ciò che l'onorevole Damiano Zoffoli, allora non ancora parlamentare europeo, ebbe a dirmi a proposito della Leopolda numero 1. Mi disse: tu non sai, ma Matteo Renzi arriverà lontano. Questo glielo confesso perché non l'ho mai detto, eppure lei disse questo, Leopolda 1. Sì, io, spinto dalla curiosità, partecipai ormai 6 anni fa a quell'appuntamento che poi è diventato annuale, famoso, la Leopolda, l'ex stazione ferroviaria di Firenze, organizzato dal loro sindaco Matteo Renzi. Io avevo avuto modo di conoscere Matteo Renzi anche quando era presidente della provincia e quindi quell'appuntamento in particolare mi trasmise una grande energia e al ritorno mi ricordo che parlavo con gli amici, con le persone che conoscevo e dicevo: guardate, ci siamo, sta arrivando una novità, c'è una forza di cambiamento, ci sono le idee giuste, e tutti mi guardavano con degli occhi stralunati, immaginando che io stessi vaneggiando. Io ero tra quelli, glielo confesso. Poi l'ho seguita. E come tanti altri, io dico per fortuna, nel senso che poi Renzi, grazie al suo coraggio, alla sua capacità anche di comunicare, perché è importante farsi capire dalla gente, alla necessità di cambiare, ha incrociato questo bisogno di cambiamento e adesso è stato messo alla prova, è in campo, le cose stanno andando avanti, c'è ancora bisogno di cambiare tante cose e questo discorso vale anche per l'Europa. E in proposito, visto dall'Europa, da Bruxelles, ma anche da Strasburgo, che immagine si dà dell'Italia di Matteo Renzi? Proprio in questo momento in cui Matteo Renzi ha nei confronti della Merkel un atteggiamento abbastanza bellicoso.
Beh, intanto l'Italia è, non c'è l'Europa, non c'è l'Unione Europea senza l'Italia, noi siamo fra i paesi fondatori e devo dire che l'Italia sta recuperando credibilità in Europa, questo è un dato di fatto. Noi siamo stati un popolo sempre a parole, aperto all'Europa, favorevole all'Europa, poi nei fatti siamo un popolo di genio e sregolatezza, quindi abbiamo sempre, per esempio, non abbiamo sempre mai investito come hanno fatto altri paesi. Io vedo adesso in questi 11 mesi di esperienza al Parlamento europeo che le presidenti di commissione, certi ruoli chiavi in Europa sono occupati sicuramente da molti tedeschi, da altri paesi, perché probabilmente anche l'Italia non ha mai investito seriamente, c'è stato sempre un gran turnover, spesso si andava in Europa perché intanto si pensava all'Italia oppure ci si andava di passaggio. E ci sono dei colleghi che io ho conosciuto che sono in Europa da un tot di anni che godono della stima e della fiducia di tutta la struttura. Quindi comunque penso che Renzi abbia posto le basi per un cambiamento anche in Europa, perché l'Europa, poi magari ne parleremo, che misura corrigarlo, i millimetri, la grandezza delle vongole, o l'Europa dello zero virgola, o l'Europa della burocrazia, o l'Europa che ti fa le pulci, non è l'Europa della gente, delle persone, del lavoro, della crescita, dello sviluppo, dei valori. Cioè è un qualche cosa di freddo, è un qualche cosa di lontano, noi abbiamo bisogno di recuperare un'amicizia. Io vi invito a volere più bene all'Europa, ma l'Europa deve farsi volere più bene. Bene, allora si potrebbe dire con un adagio popolare, chi è causa del suo mal pianga se stesso, ma speriamo che Renzi riesca a ribaltare questo proverbio, questo detto popolare. Ma la sua storia, ha detto, inizia in febbraio di 11 mesi fa. Sì, in Europa. Ero il primo dei non eletti nella circoscrizione che comprende l'Emilia Romagna, il Veneto, il Friuli e il Trentino, nelle elezioni del maggio 2014, quando Alessandra Moretti si è dimessa per la sfida, purtroppo, ahimè, difficile, poi non vincente per la presidenza della regione Veneto, e io sono subentrato, per cui dal 18 febbraio mi sono trovato proiettato, diciamo, in questa dimensione che per me era in larga parte sconosciuta. Io ho sempre fatto politica nel mio territorio, mi considero un politico di cortile, diciamo, ma sempre vissuto di relazioni, di problemi concreti, e adesso mi trovo a vivere questa esperienza straordinaria, questo enorme privilegio. In questi mesi ho cercato di imparare con tanta umiltà, ascoltando, andando, perché poi una delle critiche che vengono fatte ai rappresentanti, al Parlamento europeo, che si fanno eleggere, poi non vanno, questo è il minimo sindacale, no? Io devo dire che ho sempre partecipato a tutti gli appuntamenti, assemblee, lavori di commissione, e perché è il primo dovere questo. E poi l'ho fatto anche con un atteggiamento veramente di uno che deve imparare tante cose. Ora incomincio a padroneggiare, diciamo, le relazioni, i rapporti, ho un impegno preciso definito in un paio di commissioni, nelle delegazioni, e quindi incomincio a seguire direttamente alcuni rapporti. Sono stato relatore di un rapporto che è stato votato prima di Natale sulla innovazione e futuro delle imprese agricole in Europa, e quindi un contributo che la Commissione Ambiente doveva fornire alla Commissione Agricoltura, e quindi venendo anche da un territorio dove l'agroalimentare, l'agroindustria, l'agricoltura, poi le mie stesse origini, io sono orgoglioso, sono figlio di contadini, mio babbo, 5 figli, 3 ettari e mezzo, quindi un piccolo fazzolettino di terra, come si dice dalle nostre parti, siamo andati tutti a scuola, abbiamo avuto l'educazione, quello che ci serviva nella vita per metterci in gioco. Quindi
È stata anche un'emozione, diciamo, pensare alle mie origini, ai miei genitori, al mio fazzoletto di terra e trovarmi oggi a riflettere sull'innovazione e lo sviluppo dell'agricoltura addirittura in Europa. Onorevole, casomai dopo parleremo anche di agricoltura perché è molto importante sul discorso dell'agroalimentare in questo territorio, come lei diceva. Tra l'altro noi abbiamo sempre avuto anche delle rappresentanze in questo, a questo proposito, certo, al Parlamento europeo. Abbiamo l'onorevole De Castro. Che è una persona molto stimata e competente, era presidente della Commissione Agricoltura e assieme stiamo lavorando molto bene. E allora, vediamo un po', però in questo periodo le sono capitati tra capo e collo, a lei come tutti i parlamentari e soprattutto al Consiglio europeo, alle istituzioni europee, temi importantissimi. Tra questi, al primo posto, che rischia di far saltare anche l'architettura europea, è il tema dell'immigrazione. Certo, questa è per l'Europa, diciamo, veramente la prova. Se ci sei, Europa, batti un colpo, nel senso che quello che stiamo vivendo non è un'emergenza. Questo ormai è chiaro a tutti, è un fenomeno che durerà nel tempo, la gente si sposta perché a causa del terrorismo, della fame, a causa delle guerre e quindi e dove va? Cerca di venire in Europa, l'Europa che nonostante le crisi e le difficoltà rappresenta per tante persone un luogo di pace, di sviluppo, di futuro e di speranza. È chiaro che l'Europa deve affrontare insieme questo fenomeno, questa realtà, nella misura in cui anziché difendere e proteggere le frontiere esterne dell'Europa, perché se l'Europa esiste ci sono delle frontiere esterne, l'Europa è composta da 28 stati, da 28 stati membri. Noi dobbiamo sapere chi entra e chi esce in Europa. Io credo che questa realtà non si affronta sicuramente con atteggiamenti razzisti o degli atteggiamenti discriminatori o di chiusura, ma neanche buonisti, neanche buonisti. Quindi noi dobbiamo sapere chi entra e chi esce in Europa, dobbiamo presidiare i nostri confini, ma quello a cui stiamo assistendo invece è il paradosso. Si stanno creando dei muri, delle frontiere dentro ai confini europei, immaginando che il muro, penso al muro ungherese, 175 km per 4 metri di altezza, i muri non servono perché i muri vengono scavalcati, perché se tu metti un muro la gente passa dall'altra parte. Pensiamo, si parla tanto della rotta mediterranea, di chi arriva in Italia e in Grecia attraverso il mare, purtroppo in quest'ultimo anno ci sono stati migliaia di morti. C'è chi arriva attraverso i Balcani, ricordiamo tutti il camion in Austria, quei 70 morti asfissiati, che ha fatto aprire gli occhi anche ai tedeschi, mi viene da dire, banalizzo e semplifico. Ma c'è anche una rotta artica, ci sono stati l'altro giorno 200 siriani, la Siria è il punto critico, ci sono milioni di siriani che fuggono dal loro paese a causa appunto del conflitto in corso. Ecco, queste persone hanno fatto 5.600 km per chiedere asilo politico in Europa, passando dal Polo Nord sostanzialmente, da quella che era la cortina di ferro che divideva i due blocchi, Russia e NATO. Quindi non si ferma l'immigrazione coi muri, bisogna che ci sia. E qui l'Italia, devo dire, e qui il nostro governo aveva avvertito per tempo, guardate che il fenomeno non si gestisce dentro i confini nazionali. Per cui e devo dire che anche il Parlamento su questo aveva avuto una posizione più lungimirante. Già in aprile, maggio, prima che il fenomeno esplodesse in tutta la sua drammaticità, il Parlamento, che rappresenta direttamente i cittadini, che è l'organo eletto direttamente dai cittadini, che è fatto di persone in carne ed ossa,
che alla fine magari parlano 24 lingue diverse, no? Perché in Europa ci sono 24 lingue, però hanno lo stesso cuore, gli stessi sentimenti. È più facile in Parlamento che gli egoismi, diciamo, gli interessi che i governi rappresentano nelle singole nazioni siano in qualche modo temperati o trovino delle risposte. È che il Parlamento aveva detto bisogna cambiare ad esempio Dublino, è assurdo che il paese che ha in carico la prima ospitalità poi si deve occupare e preoccupare anche delle fasi successive, dell'integrazione eccetera. È chiaro che ci deve essere una risposta comune che riguarda sia l'accoglienza, la ridistribuzione, perché i profughi che hanno fra l'altro diritto di essere accolti, c'è una convenzione di Ginevra internazionale, c'è la Costituzione nel caso dell'Italia e della Repubblica che dice che gente che fugge dalla guerra e dal terrorismo deve essere ospitata, però ci dobbiamo rispondere come europei. Lei ha citato Dublino, noi dobbiamo pur sapere che l'Italia, il governo dell'Italia ha approvato il trattato, quindi dobbiamo essere conseguenti, prima osservazione. Seconda, onorevole Damiano Zoffoli, fate le debite proporzioni, in questi giorni in Baviera sta uscendo la riedizione di Mein Kampf di Hitler, il quale dipingeva a suo modo il mondo, l'Europa, e dopo 70 anni noi stiamo ancora a discutere con i populismi, i revanchismi e i fascismi che stanno comunque marciando in Europa, perché la posizione dell'Ungheria, la stessa Germania della Merkel dice dovremmo rivedere. Insomma, sono temi molto importanti e sono temi molto rischiosi, onorevole. Certo, sono temi, dicevo, che hanno una dimensione globale, una dimensione mondiale addirittura. Ora, se tu cerchi delle risposte locali a problemi globali, la domanda e la risposta non si incontrano. Quindi di fronte a questi fenomeni ci vuole più Europa e ci vuole un'Europa unita, come si diceva prima, altrimenti le risposte non si trovano. E questo vale sia per il tema dell'immigrazione, vale sia per il tema del terrorismo, va rifiutato il parallelo migrante uguale terrorista, va rifiutato il tema tukur, guerra di religione, cristianesimo contro musulmani, perché abbiamo visto che quello che è in corso in realtà è una guerra civile entro il mondo islamico. Il conflitto siriano, la vicenda fra l'Arabia Saudita e l'Iran, c'è una guerra di fatto civile dentro il mondo islamico, quindi non bisogna utilizzare slogan e semplificare. Bisogna che l'Europa, oltre al patto di stabilità, che è il patto che regola i rapporti commerciali, economici, i bilanci, che è importante, rilanci anche il patto di umanità, cioè gli europei che sono stati a suo tempo, sono andati in giro per il mondo, penso a dopo il secondo conflitto mondiale, oggi si trovano a vivere questa sfida, no? E lo devono fare, diciamo, uniti. Io credo che per amore o per forza, nonostante le contraddizioni, i ritardi, i limiti, il processo però di integrazione europea non possa che andare avanti, perché, ripeto, siamo a metà del guado. Quando tu stai attraversando un fiume e la marea si alza e i problemi aumentano, se non acceleri ti affoghi, se non acceleri ti affoghi. Ci sono altri temi molto interessanti, avremo modo in futuro probabilmente di esporli ai nostri telespettatori, però ve n'è uno, onorevole Zoffoli, che mi interessa particolarmente in questo tempo, perché il Brexit, la Grecia è già un po' lontana nel tempo, ed è il tema che dal 1° gennaio, e quindi da pochi giorni fa,
è entrato in vigore, e questa è una norma europea, il cosiddetto bail-in, salvataggio interno delle banche, dopo quello che è successo in Italia, le famose quattro banche. Ma davvero l'Europa è così truce nei confronti del sistema bancario, dopo che Germania, Inghilterra, Spagna, Portogallo nel recente passato hanno sistemato i loro problemi salvando le banche? Dunque, intanto credo che sia chiaro a tutti che l'euro, che alla fine è utilizzato da 19 paesi su 28 che costituiscono ora l'Unione Europea, ha bisogno praticamente di essere sostenuto. Per fortuna, mi viene da dire, dobbiamo tutti ringraziare, l'Europa deve ringraziare Draghi, un italiano che in questi anni di difficoltà, di crisi che sembra non finire, ha avuto coraggio, ha avuto credibilità, autorevolezza e ha svolto e sta svolgendo un ruolo